In una lettera a Carla Natto, datata 20 settembre 1976, Marinella Marinelli scrive: Tancredi era un bel ragazzo con gli occhi chiari e lucenti. Alloggiava nel pensionato dei Salesiani, era innamorato di mia sorella Franca e veniva a trovarci anche a casa. Era irrequieto, parlava con irruenza, ma era educato e gentile, forse timido. Scriveva poesie che poi cantava sull'aria dei valzer di Strauss. Ne ricordo una che raccontava di fronde d'alberi, di cinguettii, di uccelli, dei frusci del bosco di Vienna. E questo bosco era qualcosa di molto reale, ma tuttora non so se esiste un bosco di Vienna o se esisteva solo nell'immaginazione di Tancredi. Parlava moltissimo, ma mi era difficile riuscire a seguire i suoi pensieri, a rapide intuizioni legate tra loro da associazioni originali. Si viveva in una piccola città e probabilmente non c'erano altri coetanei che avessero i nostri stessi interessi e l'amore per la pittura. Tancredi aveva quella natura che si può definire genericamente generosa. Era entusiasta, desideroso di comunicazione, ma esuberante, tanto da riuscire talvolta fastidiosamente invadente. Quando si accorgeva di questa reazione, l'espressione del suo viso si immobilizzava in un sorriso che era e dava disagio. Con un sorriso finiva i suoi discorsi, sia attendesse una risposta o un commento o una conferma. Sarebbe facile oggi dire che ciò significa insicurezza, ma posso dire che mi colpiva questo modo di espressione indipendentemente dal suo significato. Nascondere ansia, paura di non essere capito, buttarla insomma già a priori in ironia per difendere una sensibilità troppo scoperta e vulnerabile. Disegnava moltissimo su qualunque pezzo di carta, su rovescio di fatture, di carte annonarie scadute, su carta da pacchi accuratamente piegata e tagliata. Essendo tempo di guerra, la carta era costosa, né era facile trovarla. La migliore la trovavamo all'istituto industriale, pile di fogli usati negli anni precedenti dagli scolari dell'istituto tecnico per i loro compiti di disegno geometrico e tecnico. Tancredi nasce a Feltre il 25 settembre 1927 da Paolo Parmegiani e da Francesca Zallot in questa casa di Borgo Ruca. A Feltre trascorre la sua infanzia con i due fratelli Romano e Silvia. Nel 1946 è a Venezia, dove frequenta un corso libero di nudo sotto la guida di Armando Pizzinato. Qui, oltre a conoscere Vedova, Cadorin, Guidi e molti altri artisti che gravitavano intorno agli atelier della città lacunare, ha luogo la sua prima vera formazione artistica, ma a Feltre continua a ritornare saltuariamente presso la zia Emma e confortato dall'affetto degli amici più cari. Negli anni dell'immediato dopoguerra, la città di Feltre conosce uno dei suoi momenti artistici più felici. Silvio Guarnieri, nella prefazione del catalogo, ricorda che i giovani artisti di allora guardavano come modello a Toni Piccolotto, ma soprattutto a Bruno Milano, che già aveva vissuto un'intensa esperienza milanese alla scuola di Tosi. La contrapposizione pittorico-culturale dei due artisti diede vita ad animati, ma pur sempre amichevoli dibattiti. I giovani maggiormente impegnati nel campo della ricerca e della sperimentazione non potevano che guardare a Bruno Milano, che li stimolava ad esiti sempre più avanzati. Scrive Silvio Guarnieri: l'esempio di Bruno Milano li stimolava a scoprire nuovi modi di espressione, ad avvicinarsi, a confrontarsi con quelle correnti europee ed anche italiane che si presentavano con il fascino dell'inedito, di un acceso sperimentalismo, nella tensione verso sempre nuovi risultati, nella ricerca affannosa di una diversa, di una più approfondita comprensione della realtà. Erano questi giovani Giampiero Facchin, Tancredi e Romano Parmegiani, Rino D'Ambros, ai quali si aggiungevano altri, trascinati dal loro esempio, dalla loro suggestione, indirizzati per una o per altra via,
i quali pur portavano un loro contributo, affiancandosi ora all'uno ora all'altro, e così contribuendo alla formazione di un ambiente, a che si creasse un nucleo di lavoro, perlomeno una consentaneità di interessi, anche se più tardi le dure necessità della vita li costrinsero a rinunciare a quelle che infine alla loro apparvero aspirazioni, illusioni caratteristiche della giovinezza. Al Tancredi di quegli anni, il consorzio Feltre Iniziative, unitamente all'amministrazione comunale e alla comunità montana feltrina, dedica la retrospettiva allestita nei locali della Galleria Rizzarda. Una preziosa raccolta di 97 opere, per la maggior parte inedite, di tempere, pastelli, acquarelli e disegni, sottolinea Raffaele Pivetta, presidente del consorzio Feltre Iniziative, tutte opere nate a Feltre e che si riferiscono pertanto esplicitamente o implicitamente a luoghi, a persone, ad oggetti di Feltre. Delle origini artistiche di Tancredi, della sua singolare formazione, Raffaele De Grada, che lo aveva conosciuto negli anni dell'immediato dopoguerra, offre nella prefazione al catalogo un'interessante lettura. Scrive infatti: nella prima parte del suo percorso, prima del suo approfondimento di maestri come Kandinsky e Klee, Tancredi si muove ancora in un'area di apparente eclettismo, sempre diverso, però, da quello che dominava in un dibattito a sfondo ideologico la pittura di quegli anni. Quante vedute veneziane abbiamo visto, anche in quel tempo, da Brindisi a Hollesch, per non dire degli artisti della generazione precedente. Nessuna di queste vedute è confrontabile con questa cattedrale di San Marco dipinta da Tancredi. Può stupire che l'intonazione cromatica di questo dipinto chiaramente figurativo sia già tutta nello studio astratto di colori di una ceramica che è dello stesso momento. L'opera di Tancredi ci suggerisce un'osservazione approfondita su questi primi anni, che ci porta fuori dalla considerazione di eclettismo che fu del resto proprio della sua generazione. Ripartiamo allora da quello che poteva essere considerato lo stile già raggiunto in partenza dal giovanissimo Tancredi, da opere come l'autoritratto del 1947, simile a Il fratello. Giova immaginare lo spirito con cui Tancredi affronta di lì a poco l'Italia e l'Europa, i viaggi e i soggiorni a Milano, a Roma, a Parigi, portando dal suo angolo di provincia un'esperienza di figurazione sentita come limite storico della sua generazione. I suoi dipinti del 1946-1948, ritratti più o meno segnati da contorni decisi o da variabilità luminose, non sono tanto il frutto di una sofferta ricerca stilistica quanto tappe spontanee, ma necessarie, dell'eterna passione di fissare un'immagine degli uomini e del reale. Certamente il breve soggiorno parigino del 1947 segna profondamente Tancredi. A Parigi, infatti, apprenderà le regole di quella sintassi cubista che accentuerà la sua naturale tensione a dissezionare la forma e lo spazio. La lettura di alcune opere del periodo feltrino costituisce un'indiscutibile testimonianza. In questa maternità del 1947, olio su faesite, è già presente l'interrogativo sulla concezione del volume, dello spazio e dell'organizzazione stessa degli spazi. Lo studio di volto, un autoritratto, tempera su carta, evidenzia un segno ancora determinato, privo di esasperazioni spigolose, dominato dal susseguirsi di un ritmo interno continuo.
Negli autoritratti si nota come il segno venga via via semplificato nel tentativo di portare all'estremo la propria capacità espressiva. Questo, una tempera su carta, non si configura certamente come semplice enunciazione, vincolata da canoni compositivi e formali, ma denuncia una significativa raffigurazione emotiva. Nell'autoritratto del 1948, Tempera su carta, l'integrazione del colore con la forma è già compiuta. In questo autoritratto, Tempera su carta, non datato, lo spirito cubista acquista una nuova accentuazione nella semplificazione dei volumi. La dimensione della concezione sembra ormai indubbiamente prevalere su quella della visione. L'indagine sulla propria immagine non conosce soste. Ancora un autoritratto, olio su tavola, senza data ma riferibile alla stessa epoca dei precedenti. Il processo logico dell'astrazione conosce la sua piena maturità. L'idea si articola in suddivisioni prismatiche. Un poeta filosofo, Goldberg, scriveva nel 1908: le cose materiali si esprimono per mezzo di superfici e di volumi, quelle dello spirito per mezzo dei segni che divengono sempre più semplici quanto più essi si elevano verso l'astratto. È una poetica alla quale Tancredi in questo periodo sembra volere totalmente aderire. Scrive Raffaele De Grada che si potrebbe essere tentati di separare in assoluto la vita artistica di Tancredi tra un prima e un dopo Rivelazione. Scrive De Grada: vorrei invece poter dimostrare che la Rivelazione di Tancredi, se non fu proprio il meditato punto di arrivo di un'esperienza, giunse tuttavia sul terreno arato da una serie di proposte, tentativi e, nel suo caso, di dilaceranti e turbolente inquietudini. Una prova sono gli autoritratti. Tancredi ritorna con una puntualità che indica la continua osservazione di se stesso, come se vedesse con curiosità un altro da sé, all'esame non pietoso delle trasformazioni che ha subito. Egli sembra servirsi degli autoritratti per puntualizzare ciò che Toni Toniato indica come la molteplicità dei registri espressivi e delle tonalità emotive, dall'elegiaco al giocoso, dall'ironico all'angoscioso, dal fantastico al tragico, cambiamenti repentini sull'impulso della propria esperienza. Così questo autoritratto degli inizi degli anni 50 appare più da attribuirsi alla categoria del giocoso che dell'angoscia, mentre quel volto del 1947 nella sua spezzatura cubista non riesce a nascondere l'ineffabile malinconia di quegli occhi. È certamente da segnare alla sublime occasione dell'elegiaco. È possibile ritrovare questa stessa categoria in un dipinto spazialista, può ricordare sia Roberto Crippa che Hartung, come questo. O in certe opere astratte databili 1955, dove ci par di vedere quasi, in un citazionismo picassiano, la verde e inesorabile malinconia di un volto. Si potrebbe continuare a esemplificare la molteplicità dei registri espressivi e delle tonalità emotive di Tancredi, questo suo eccezionale virtuosismo che lo portò giovanissimo a misurarsi in una mostra al Museo di Berna nel 1954 con perfetto equilibrio con i campioni dell'arte euroamericana del tempo. Nel breve arco della sua vita, Tancredi aveva infatti raggiunto i più alti livelli, dove le tecniche dell'olio, del pastello,
dell'acquerello sono usate al sommo grado dell'espressività, come confermano questa composizione, tecnica mista su carta. La composizione del 1955, pastello grasso su carta. E riflessioni su Venezia, tempera su carta. Ma il 27 settembre 1964 la partita è chiusa nelle gelide acque del Tevere. Il verde mostro insidiante, il disperato vivere, ha avuto la meglio sulla provvisoria esistenza dell'uomo, ma non sulla sua vicenda artistica.